Buonasera amici, per questo video per rispondere a una ragazza che mi segue su Facebook, di cui non citerò il nome per non metterla in difficoltà perché credo sia una testimone di Geova. Lei mi chiedeva come si fa ad uscire dai testimoni di Geova quando però si ha tutta la famiglia lì dentro e quindi si corre il rischio appunto di essere ostracizzati proprio dalla famiglia, di perdere ogni contatto con loro. Allora, in questo caso bisogna tenere presente che oltre ai due metodi classici che abbiamo per uscire dai testimoni di Geova, che sono l'espulsione, la disassociazione o la dissociazione, quindi le dimissioni, ne esiste un terzo che poche persone conoscono e che è scritto proprio nello Statuto dei Testimoni di Geova, di cui pochissimi testimoni di Geova conoscono anche l'esistenza. Secondo lo statuto, essendo quella dei testimoni di Geova non una religione ma un'associazione, tutte le persone che ne fanno parte sono soci aderenti e mantengono il loro status di soci compilando il famoso rapporto di servizio. Questo significa che, sempre stando a quello che dice lo statuto, quando un socio aderente, quindi un testimone di Geova, per 6 mesi consecutivi non consegna più il rapporto, non è più testimone di Geova. Il titolo decade automaticamente. Allora, cosa succede? Che, sempre secondo lo statuto, gli anziani dovrebbero ratificare la decadenza dal titolo all'inattivo con raccomandata con ricevuta di ritorno, ma questo non avviene mai perché gli anziani sperano sempre di poterlo riattivare all'inattivo. Quindi, se voi volete fuoriuscire totalmente, essere cancellati dai loro elenchi e via dicendo, dovete purtroppo farlo voi. Però vi dovete tutelare. E allora la prima cosa che vi dico di fare, che è una cosa molto importante, è accertarvi di non aver dato il consenso al trattamento dei dati personali. Se l'avete fatto in modo molto tranquillo, senza far capire agli anziani quali sono le vostre intenzioni, che ne so, inventatevi una scusa, dite che dovete andare all'estero e che quindi poi la cosa vi creerebbe problemi perché andate in un paese arabo dove vi fanno la festa. Dite che non potete più appunto dare il consenso al trattamento dei dati personali, revocatelo. Gli anziani vi diranno, molto probabilmente, che questo comporterà dei problemi perché non potete avere privilegi, loro non potranno per esempio fare annunci che vi riguardano e quindi non potete fare i pionieri, non possono neanche fare l'annuncio, non potete fare le parti perché non vi possono neanche mettere nell'elenco sulla bacheca delle persone che fanno le parti. Però a voi non interessa, tanto ve ne volete andare. Quindi, prima cosa, revocare immediatamente il consenso ai dati, al trattamento dei dati personali. Seconda cosa, la lettera. Ci sono tre cose fondamentali che riguardano la lettera. La prima, deve essere spedita da uno studio legale, altrimenti qualunque cosa voi scriviate, anche se voi dite che non volete che venga fatto l'annuncio, tranquilli che non sarà rispettata e l'annuncio non lo faranno lo stesso. Seconda cosa, non dimenticate di allegare la copia del documento d'identità. Questa è una cosa importantissima. Per quello che riguarda il contenuto della vostra lettera, nella vostra lettera, dovrete indicare gli articoli del codice di procedura civile che vi riguardano, ma soprattutto della normativa europea che riguarda la privacy, e dovrete specificare nella lettera, oltre al fatto che non volete più essere soci aderenti della società Torre di Guardi e quindi la cancellazione di tutto quello che vi riguarda, dovrete specificare nella lettera, indicando gli articoli che vi tutelano, che non volete che venga fatto nessun annuncio e che non volete che vengano diffuse informazioni che vi riguardino, quindi né con l'annuncio e né con il passaparola, perché magari alcune volte si è trovata la scappatoia, non facciamo l'annuncio, ma diciamo a tutti che si è dissociato. E poi, cosa importante, scrivete, specificate nella lettera che se la vostra volontà non verrà rispettata, non esiterete a citarli per danni. A questo punto, se avete bisogno di una copia, di tutto quello che è la parte legale della lettera, io ce l'ho avendola fatta pochissimo tempo fa e ve la posso far avere in qualunque momento. Vi lascio nell'info box la mia mail, così se avete bisogno di questo, ma anche di altre informazioni per fare la lettera, io sarò a vostra completa disposizione. Ciao e a presto!